questioni che stiamo affrontando, diciamo, almeno da 30 anni in città. Parliamo del mancato riconoscimento da parte dell'ENI per quel che riguarda lo sviluppo della nostra città, parliamo della mancata bonifica, parliamo dei 56 milioni di euro di cui il Tribunale di Milano ha condannato la multinazionale. Parliamo di una città che in questo momento vive un momento molto difficile dal punto di vista proprio economico, sociale, ambientale. E noi stiamo notando che la città in questo momento è in una fase storica molto ma molto negativa. Le varie amministrazioni che ci sono non hanno un progetto per la città e l'unica possibilità per il nostro territorio è quello di rinnovare un rapporto con l'ENI e cercando di far capire che la città in questo momento vive un disagio notevole e cercando di conquistare quello che merita, un local content 2014 come l'hanno avuto sia la Basilicata che la Sicilia nei mesi scorsi. Cioè, voi in sostanza chiedete all'ENI che ci sia un, tra virgolette, un risarcimento rispetto a quello che produce. Un controvalore, un equilibrio per ricreare quella città degli anni 70. ENI estrae 20 milioni di euro al giorno e non riconosce nulla al nostro territorio, quindi pensiamo che c'è da fare veramente una battaglia seria, una battaglia forte, una battaglia piena di contenuti, visto quello che abbiamo detto prima, per riportare un po' con i piedi per terra la multinazionale ed arrivare a un tavolo e concordare un progetto fattibile, un progetto su misura per la città di Crotone, un progetto che si faccia presto, anzi prestissimo. Un tavolo che comunque in realtà vi era stato proposto. L'ENI voleva tre unità come presenza, ma per noi questo non era possibile. Noi vogliamo un tavolo dove sia presente la città, con le varie organizzazioni naturalmente. Vogliamo un tavolo che si faccia in prefettura e vogliamo un tavolo con persone che contano nella multinazionale, non con l'ultimo di turno, quindi vogliamo un tavolo serio. E questo è il capitolo ENI, però Crotone è anche protagonista di diverse altre situazioni, l'inquinamento, la bonifica che non c'è stata, i casi di tumori che sono cresciuti esponenzialmente in percentuale, si parla per quanto riguarda i tumori dei bambini del 400% in più, insomma voi anche in questo siete attivi come protesta? Per quanto riguarda la bonifica, la mancata bonifica, noi tempo fa abbiamo recuperato uno studio di Pietro Comba, che è responsabile dell'Associazione Sentieri, commissionato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove hanno interessato 44 siti SIN a livello nazionale. Tra questi c'era Crotone. Crotone è stata per 4 anni studiata da tre università, che sono quelle di Roma, Pisa e Firenze, da 4 ARPA, da 31 persone altamente specializzate sulla vicenda delle bonifiche e hanno redatto questo studio. Uno studio molto interessante, uno studio che fa paura per i dati che ha poi dato e che per noi è la Bibbia. E secondo noi è da lì che deve ripartire la bonifica di Crotone. Bisogna mettere in campo l'analisi fatta per poi affiancarla dalla parte tecnica, scientifica, per quel che riguarda la rimozione dei terreni e insieme a un gruppo dirigente politico e non di politicanti. Solo così si può chiudere la vicenda bonifica di Crotone. Ed ENI deve pagare a caro prezzo. Diversamente se ne sentiremo ancora parlare, la bonifica si fa, la bonifica non si fa. Se non si arriva a questo tavolo concertativo dove le tre parti si mettono insieme, studio sentieri, politica,
parte scientifica all'altezza della situazione, parliamo di una bonifica integrale, noi sentiremo anche tra 20 anni parlare ancora di bonifica. Quindi pensiamo che se non si stringe il cerchio sul progetto attuativo, possiamo fare 1000 chiacchiere ma il risultato non cambia. Quindi si deve costituire questo tavolo, un tavolo importante, un tavolo permanente, un tavolo dove la città giorno per giorno sa che cosa si sta facendo, quali passi in avanti la città può fare, e quindi penso che nell'arco di 5-6 anni la città di Crotone potrebbe essere bonificata interamente. Questo lo diciamo perché abbiamo esperienza, abbiamo seguito altre esperienze nel resto d'Italia e questi sono i tempi. Certamente oggi il decreto Salvini blocca un po' tutte le procedure e qui la nostra iniziativa entra con forza per dire no a un sistema, no a una legge. L'ENI molto probabilmente ha paura della nostra presenza. Noi vogliamo portare lì la città, perché se la città non viene bonificata il metano sarà dei crotonesi, questo è chiaro. Invece per quanto riguarda il resto dell'inquinamento, oltre al discorso di bonifica, quello dei rifiuti che sono stati interrati e della questura che sorge sopra questo terreno comunque inquinato, oppure le scuole che sono state chiuse, il sequestro della procura, insomma tutta una vicenda che riguarda sempre Crotone e i crotonesi. Per quello che riguarda altri due siti che sono veramente, secondo me, pericolosi, sono l'ex discarica comunale di Fondofarina, che rientra nella resina e che nessuno cita, dove ci sono abbancati 800.000 metri cubi di materiali tossici nocivi, anche proventi dall'ospedale civile di Crotone, dall'alluvione del 96, da altri materiali di pertuso di Montedison, a parte il normale rifiuto che proveniva dai cittadini crotonesi. Quindi un ex discarica che oggi fa morte, e oltre a quella che è stata definita la passerella dei fidanzati inaugurata da Pasquale Senatore subito dopo la sua vittoria a sindaco di Crotone, parlo della prima legislatura, con l'apporto, il sostegno e l'intera programmazione dell'ufficio del commissario e del presidente del nucleo industriale. Una passerella che sorge, mi pare, proprio accanto al sito che dovrebbe essere bonificato. Parliamo della passerella che sta provocando più morte, la farina frappè. Cioè sarebbe è stata realizzata proprio sulle rive del mare, in altezza, dove tutti i rifiuti dell'ex, parte dei rifiuti dell'ex Montedison e Pertusola sono stati abbancati. Quindi a parte lo scempio, no, paesaggistico, c'è anche lo scempio dal punto di vista della salute pubblica. E questo oggi è indagine che sta portando avanti la Procura della Repubblica. Un altro giorno sono usciti fuori i primi dati da parte delle persone che sono state interessate dal fare la verifica nel sito, e la cosa è molto ma molto allarmante, molto allarmante. Quindi le scorie, parliamo del CIC, c'è stata una vicenda legata al ministro De Ronchi quando formulava i rifiuti, se era nocivo, tossico o meno, quindi era tutta una partita che si giocava internamente al Ministero dell'Ambiente, tra scegliere se il rifiuto era tossico o meno.